Ciao a tutti! Con questo video parliamo di un aspetto un po' sottovalutato di Wikipedia, ovvero il titolo corretto da dare a una voce. Immaginate di voler creare una voce su Wikipedia e di aver scelto un argomento sicuramente enciclopedico, ovvero rilevante nel proprio ambito. Una volta che vorrete pubblicarla sull'enciclopedia, dovrete assegnarle un titolo. Ma come scegliere questo titolo? Innanzitutto, le convenzioni generali di nomenclatura si possono trovare in una pagina apposita. In fondo a questa pagina ci sono anche dei rimandi alle convenzioni per gli argomenti specifici, quindi per voci di geografia, cinema, biologia, architettura, sport e così via. In generale, quando si deve assegnare un titolo, si deve scegliere la forma più diffusa, ovvero, citando le convenzioni di nomenclatura, quello che la maggior parte della popolazione italofona riconoscerebbe facilmente. È il motivo per il quale la voce sulla Basilica di San Giovanni Laterano, ad esempio, non usa nel titolo il nome ufficiale, che è Arcibasilica del Santissimo Salvatore dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista Laterano, ma usa appunto Basilica di San Giovanni Laterano. Analogamente, il calciatore Edson Arantes do Nascimento è maggiormente noto come Pelé, e quindi la sua voce userà questa come titolo. Sono pochissime le eccezioni alla regola generale della forma più diffusa, la più importante delle quali è quella delle forme di vita. Infatti, se cercate su Wikipedia animali, piante, funghi, eccetera, noterete che le voci hanno come titolo il nome scientifico, ovvero quello in latino. Questa decisione è stata presa perché l'uso dei nomi comuni in molti casi portava a inesattezze e per la maggior parte delle specie non esiste un nome comune. E se il nome è in una lingua straniera? In quel caso si usa la forma italiana, se esiste e se il suo uso è comune. Ad esempio, abbiamo Parigi e non Paris. Abbiamo montagne rocciose e non Rocky Mountains. Se però la forma italiana è ormai antiquata, è bene non usarla. Quindi preferiremo New York piuttosto che Nuova York. E se in passato spopolavano in Italia le storie a fumetti di Ciclone o Nembo Kid, oggi la maggior parte delle persone lo conosce semplicemente come Superman e quindi useremo questa forma nel titolo della voce. Ultimo punto. Si seguono tutte le normali convenzioni grammaticali, in particolare sull'uso di maiuscole e minuscole. Quindi si userà Giuseppe Verdi con le iniziali maiuscole di nome e cognome. Oppure La vita è meravigliosa con accenti e maiuscole corrette. E infine niente diminutivi o abbreviazioni. Quindi, ad esempio, Basilica di Santa Croce verrà scritto in questo modo senza abbreviare in S puntato. Ok, avete trovato il titolo corretto. È il momento di andare a creare la voce. Se non esistono altre voci con quel nome, non c'è nessun problema. Ma immaginate di voler creare la voce sulla chiesa di Santa Margherita di Assisi. E se digitate chiesa di Santa Margherita su Wikipedia, trovate la pagina già occupata da un elenco di chiese, tutte con lo stesso nome. Come fare a quel punto? Dovrete in qualche modo distinguere il vostro titolo da quelli già esistenti, inserendo alla fine una parentesi che contenga una parola o una porzione di testo che specifichi di cosa tratta quella voce, ovvero quello che si chiama in gergo wikipediano un disambiguante. Quindi, nel caso della chiesa di cui si vuole scrivere la voce, si userà Chiesa di Santa Margherita e fra parentesi Assisi. Ad esempio, per i diversi significati di Mercurio sono stati utilizzati testi tra parentesi come divinità, oppure astronomia, nel caso del pianeta, o ancora elemento chimico, e così via. Per una persona, invece, si specifica la sua attività. Ad esempio, Giuseppe Conte è fra parentesi scrittore, per distinguere questa persona dal politico e dal musicista omonimi. Il disambiguante può eventualmente essere espanso nel caso in cui uno solo non sia sufficiente a distinguere due significati. Ad esempio, ci sono almeno due cantanti che usano come nome d'arte Giorgia, quindi in quel caso la semplice attività cantante non può bastare per distinguere l'una dall'altra ed è necessario usare quindi anche l'anno di nascita. Avremo quindi Giorgia, cantante 1941, e Giorgia, cantante 1971. Avete quindi creato la voce con il titolo corretto, eventualmente con un disambiguante per distinguerlo da altre voci omonime. Ottimo! Manca un'ultimissima cosa da fare. Potevate scegliere infatti un solo nome per il titolo.
ma magari quell'argomento è noto anche con nomi diversi. E per queste forme alternative come si fa? Semplice, si creano quelli che vengono chiamati reindirizzamenti. Ad esempio, per tornare al caso di Pelé, esiste una pagina Ezio Narancio di un Nascimento che possiede questo codice, in maniera tale che chiunque clicchi su un eventuale collegamento Ezio Narancio di un Nascimento o cerchi questo nome nell'enciclopedia venga rinviato automaticamente alla voce sul calciatore, anche se questa ha un titolo diverso. La stessa cosa è stata fatta, ad esempio, per Rocky Mountains, che rimanda a Montagne Rocciose, o per Nuova York, che rimanda a New York, o per le forme di vita. Cercando tigre si viene reindirizzati a Pantera Tigris. Perfetto, il vostro lavoro è concluso. Un saluto e una buona contribuzione sull'Enciclopedia Libera.